e faccio conoscere la meraviglia, faccio l'Istituto Superiore di Sanità, la meraviglia della sapienza. Cioè, questa è una parte, in realtà solitamente tutto si svolge dentro al policlinico, però parte della facoltà di medicina è qui, che è la città universitaria. Ho bisogno di un caffè adesso, infatti quella è anche la segreteria di medicina. Papà, fatto. Allora, poteva andare meglio. Il segreteria al volo. E ci sentiamo tra 5 minuti. Ciao a tutti ragazzi. Allora, vi faccio un video microscopico. Sto dentro la sapienza. Qui in realtà una fontanella. Qui in realtà è la città universitaria. Di solito tutte le mie attività relative a medicina si svolgono dentro al policlinico. Scusate, la facevo un mal di testa pazzesco. Però qui ci sono alcuni distaccamenti, nonché alcune aree proprio del policlinico, come quella di ortopedia che si trova qui. Qua c'è la segreteria di medicina, che attualmente dovrebbe essere chiusa. Io devo andare a quell'altra, quella, diciamo, questa è quella amministrativa, poi c'è quella didattica. Qua c'è la segreteria nostra, che adesso si chiama medicina, odontoiatria e farmacia. Adesso li sto facendo solo un giretto così per... Qua ci sono i risultati dei test di quest'anno. Li sto solo facendo vedere. Questi sono gli orari, quelli per la parte amministrativa. Fatemi chiedere alle volte. Ciao ragazze, ciao ragazze, un saluto al volo. Questa, sono venuta a chiedere solo un'informazione perché in realtà è chiuso. La segreteria di medicina, medicina, farmacia e odontoiatria. E ho mal di testa, chiedo scusa per la voce. Bello, hanno staccato anche la cosa delle professioni universitarie, delle professioni sanitarie. E ci devo tornare lunedì. C'è il Ministero della Sanità. Questa in realtà è la città universitaria, quindi è la parte dove si svolgono quasi tutte le lezioni delle altre, grazie cara, delle altre facoltà. Però medicina qua dentro, alcune attività tra cui il reparto di ortopedia sta qua dentro, ma stamattina a me non serviva quello. Adesso io ho un gran mal di testa e mi vado a prendere un bel caffè. Poi vi porterò a vedere la Minerva, ma non adesso, vi ci ho già portato in passato, ma adesso mi scoppia il cervello. Sapienza Store, no vabbè, andare in giro con la matita perpetua. Allora, la guida dello studente del canale B di medicina sul sito della facoltà, praticamente c'è un errore perché su quella dell'ultimo anno 2017-2018 viene riportata sulla ricerca di Google e sia nel sito come canale B. In realtà andando a scaricare il PDF, bisogna chiamare la didattica, sono loro che hanno l'accesso col... Andando a scaricare il PDF che ha il titolo di canale B, poi esce il canale A. È linkato male probabilmente, sarà un problema informatico perché loro hanno il referente informatico del dipartimento all'interno di facoltà. Quindi a chi posso... Dove è la Carbonella, c'è andata mai in didattica? Sì, sì, certo, come no. Può scrivere il manager didattico oppure la presidente? Ecco, il mancino può decidere a lui. Allora, aspetta. Allora dici che assistenza è da rifare, devo fare un'altra, ma con la marca da bollo, l'hanno fatto tutti e tre. No, mandami il mail normale, sai che è studenti.medicina. E rintracciamo tutto. Senti una cosa, siccome ho avuto, non c'entra niente questo, seg.studenti.medicina. Chiocciola, uniroma1.it.
l'attenzione di qualcuno in particolare? No, poi è stata la situazione con il numero di matricola, tutto quanto, sì. Li rintracciamo tutte. Anche perché è la seconda laurea, quindi la matricola è la stessa, è sul sito di InfoStudio, risulta. Tu manda anche qua un documento, così non ci sbagliamo. Documento, codice fiscale. E la tua situazione così, e poi ci sarà qualche comunicazione dietro per vedere cosa serve, così okay. L'ho messo su InfoStudio, perfetto. L'ho messo nel fascicolo, okay. Lo siamo tutti. Io non so okay, neanche, è stata una risposta effettiva e tu non lo sai, devo controllare tutto, capito? Magari non avevano un indirizzo anagrafico vecchio, vai a sapere. Ok. Quindi chiunque sia di noi poi fa la ricerca. Ti ringrazio tantissimo. 12 euro. Matita perpetua, polvere di graffite riciclata, acquisisce durezza, resiste agli urti e non sporca le mani vivere rispettando il pianeta, che figata. Sto barcollando, c'è anche l'angolo, l'accetto molto utile, l'accetto che ho scritto Sapienza. No vabbè, sto per svenire, strano, niente, mi vado a prendere un caffè ragazzi, ci vediamo dopo, scusate il ruttino di nulla, di vile, a dopo, ciao. Thank you.